buon venerdì 14 novembre qui su Teleradio Acli. Inizia questa quinta puntata di Start Week, tanti gli argomenti che tratteremo anche questo venerdì. Partiamo subito con la prima parte di attualità, quindi parleremo di Monte Sant'Angelo, dove sono ripartiti i servizi di integrazione scolastica. Dal 15 novembre tutti gli automobilisti sono chiamati a mettere in campo, in pista, le ruote antineve, altrimenti ci sono delle sanzioni. Parleremo dell'emplane calcistica delle squadre sammarchesi, tanti altri argomenti di cronaca. C'è la parte dedicata al nostro talk, dove ci saranno dei commercianti che parleremo soprattutto di tasse. Infatti il titolo del nostro talk è Tasse, Tasse, Tasse. Seconda parte, tecnologie, parleremo della creazione di presenze fantasmi dei robot, quindi poi Nazario vi spiegherà bene in cosa consistono. Parte Historic Music, dove si parlerà di un grande della musica italiana, Gianni Morandi. Infine la mia rubrica, Il Punto, dove vi parlo del patto del Nazareno che si regge a metà. In questa puntata avremo come ospiti Saverio Siorini ed Emanuele Cocomazzi. Bene, pubblicità, dopodiché sigla. Se ne parli con qualcuno, non dovrai più camminare da solo. Non avere paura di chiedere aiuto. Nel bullo c'è un bambino come te, ma cresciuto senza regole. Tutti e due avete bisogno di aiuto. Sono volontario della Fondazione Aiutare i Bambini. In Italia, nel mondo, ci sono sempre tante cose da fare e abbiamo sempre bisogno d'aiuto, anche del tuo. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Start Week. Apriamo subito con la prima parte di attualità. Iniziamo subito con una notizia di cronaca. A Monte Sant'Angelo ripartono i servizi di integrazione scolastica e assistenza domiciliare educativa. Il servizio di integrazione scolastica si rivolge agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo e ha l'obiettivo di favorire l'integrazione dell'alunno nel contesto extrascolastico. Il servizio di assistenza domiciliare educativa, ADIE, invece si colloca nell'area della domiciliarità e prevede interventi di natura socio-educativa da assicurare ai minori inseriti in nuclei familiari, anche monogenitoriali, in condizioni di grave svantaggio socio-educativo, relazionale e culturale, i cui genitori necessitino di un aiuto e supporto nelle competenze educative. Assessore Scripoli dichiara quanto segue: servizi fondamentali per la nostra comunità, grazie al sostegno e alla collaborazione delle scuole, dei dirigenti, dei docenti e delle famiglie. Monte Sant'Angelo sempre più città solidale. Ripartono a Monte Sant'Angelo quindi i servizi di integrazione scolastica e di assistenza domiciliare educativa promossi dal Comune di Monte Sant'Angelo all'interno dell'ambito sociale di zona. Fonte il diario montanaro.it.
Andiamo avanti, nuovo argomento. Dal 15 novembre obbligo pneumatici da neve o catene a bordo. Le strade provinciali interessate. In Puglia, in provincia di Foggia, dal 15 novembre fino al 15 aprile 2015, obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve su tutte le strade statali, a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Dal 15 novembre al 15 aprile 2015 i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, dovranno munirsi di pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio conformi alla vigente normativa. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Quindi dal 15 novembre, quindi è un servizio anche pubblico che facciamo, tra l'altro, è quello di munirvi tutti gli automobilisti che ci state seguendo, quindi vi informiamo che dal 15 novembre fino al 15 aprile dovete munirvi di queste ruote antineve o di queste catene per prevenire dei problemi durante possibili precipitazioni di neve, ma anche perché appunto bisogna rispettare questa normativa regionale. Un altro argomento, omicidio sul Gargano, ucciso un allevatore di 57 anni. Omicidio ad Ischitella sul Gargano. Un uomo di 57 anni, Luigi Fini, è stato ucciso poco dopo le 19 del 5 novembre in un agguato avvenuto lungo la provinciale 41 che collega la strada a scorrimento veloce con il paesino garganico. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, incaricati dei rilievi e delle indagini del caso, la vittima era a bordo della sua autovettura, una Fiat Punto vecchio modello, e stava raggiungendo la sua masseria in compagnia della moglie. Lungo la strada la sua auto sarebbe stata affiancata da un altro mezzo, dal quale è stato esploso un colpo di fucile che ha attinto l'uomo alla gola. Vano ogni tentativo di rianimare l'uomo effettuato dai sanitari del 118, è deceduto poco dopo, durante il trasporto in ospedale. Miracolosamente illesa, soprattutto sotto shock, la moglie. È stata lei stessa ad allertare i soccorsi e i militari. La vittima, un pastore di Ischitella, era già noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, per minacce e ingiurie. Nulla che possa essere riconducibile con l'accaduto. Sul posto, al momento dell'accaduto, c'erano i carabinieri del comando provinciale di Foggia con i colleghi della sezione investigazioni scientifiche e il medico legale. Fonte Foggia Today. Andiamo avanti con Nazario con nuovi argomenti di cronaca. Ringrazio Luigi e partiamo subito con lo sport locale, prima categoria M-Plane delle San Marchesi. Vittorie importanti per la polisportiva e ASD. Finalmente una domenica felice per entrambe le squadre di San Marco e Lamis. L'ASD ottiene un successo fondamentale a Stornara per la rincorsa a quel secondo posto che ora non è più in coabitazione con Reali City Stornarella, che ha impattato per 1-1 a Foggia con lo Sporting Daunia. Vittoria scaccia crisi anche per la polisportiva che domenica ha letteralmente asfaltato il Sivillano Bari con un poker di reti che riporta punti e morale nell'ambiente granata. Ora si tratta di dare continuità a questo importante successo che ha rilanciato nuovamente in classifica i ragazzi della Duo Curcio Radatti. Adesso andiamo avanti, andiamo nel Brindisino, dove a pochi giorni dall'incendio del 3 novembre scorso dell'auto del sindaco di Brindisi, Mimmo Gonzales, un altro attentato è stato compiuto la notte scorsa contro un esponente politico brindisino. Si tratta di un consigliere comunale di maggioranza e imprenditore, Tony Muccio, di Noi Centro, cui è stata incendiata la vettura, una Mercedes bianca intestata alla moglie ma usata anche da lui. Sul posto in via Gran Bretagna sono intervenuti i carabinieri di Brindisi per i rilievi.
Presente anche lo stesso consigliere Muccio, che è stato il primo a dare l'allarme dopo aver udito uno scoppio proveniente dalla strada dove era parcheggiata l'auto. Muccio è un esponente politico vicino al sindaco Gonzales. Fu tra i primi a raggiungere la casa dopo l'attentato per offrirgli sostegno e solidarietà. Gli è subito stato arrivato il sostegno del sindaco, che via Twitter ha lanciato un monito a rafforzare anche la sicurezza della città. Incendiata l'auto del consigliere comunale Muccio, ha scritto Gonzales. Cos'altro deve accadere perché si attuino misure di seria sicurezza? Benvenuti, benvenuti alla parte del nostro talk. Il talk, come sempre, tratta di argomenti di cronaca, attualità, soprattutto politica. Il tema che parleremo questa sera, di questo talk, lo vedete in sovraimpressione: tasse, tasse, tasse. Cioè parleremo di tasse, di questa parolina che basta sentire questa parolina per far irritare tutti quegli italiani che, anche volendo pagare le tasse, in questi periodi non riescono a pagare le tasse, per il semplice motivo che la pressione fiscale, cioè le tasse che ci sono talmente alte che anche per coloro che vorrebbero pagare le tasse non le possono pagare. Oggi la pressione fiscale si dice che si aggira attorno al 44,1%, questo lo dice l'Istat, però alcuni commercianti che trattano questa materia con mano dicono che addirittura molto di più, se non oltre il 50%, cioè significa che su 100 euro che una persona guadagna, almeno 45 euro, più o meno 44-45 euro, deve versarle in tasse, ma in alcune realtà addirittura c'è la pressione fiscale che arriva oltre il 60%, questo perché il governo non arriva alla fine del mese con i loro conti, cioè non ha abbastanza soldi sufficienti per poter mandare avanti la macchina dello Stato, e quindi tassa, aumenta le tasse, ma in un periodo di recessione come quello che sta vivendo l'Italia e in buona parte tutta l'Europa, l'unica cosa che viene sconsigliata vivamente e fortemente da economisti di fama nazionale è quella di non aggravare sulle tasche dei cittadini aumentando le tasse, perché in un periodo di recessione l'unica cosa che non si deve fare è aumentare le tasse, anzi, al contrario, bisogna diminuire le tasse e sbloccare tutti quei fondi per creare sviluppo e soprattutto occupazione. Allora, il nostro ospite, lo avete anche, se lo ricordate, è stato mio ospite qualche settimana fa per parlare anche di questi argomenti, Saverio Serini, un imprenditore di San Giovanni Rotondo, nel settore dell'alimentazione, soprattutto specializzato nel settore paninoteca, cioè una bella paninoteca, si chiama, vedete un po', Panino Thriller. Sì, no? Esatto. Poi magari se si riesce a trovare l'immagine la facciamo vedere. Allora, Saverio, tu sei quindi una persona normale, come tutte le persone che ci stanno seguendo, hai un'attività e su questa attività vivi, porti avanti la tua attività e la tua famiglia, sei un foggiano di adozione sangiovannese, dicevo, visto che tu già dicevi l'altra volta che da più di 30 anni, 32 anni che sei a San Giovanni Rotondo, ti appassioni e ti interessi anche all'attività politica locale della tua città, ma oggi dobbiamo parlare soprattutto di questo tema che sono le tasse. Allora, Saverio, la legge di stabilità, sappiamo questo governo, cioè ogni governo, arrivando il periodo settembre-ottobre, si parla sempre della legge di stabilità, cioè per chiudere i conti dell'anno, anche in previsione dell'anno futuro, quindi delle spese future dell'anno 21, si parla di legge di stabilità, quindi si fanno tutte quelle operazioni di tagli, di appunto aumenti di tasse, e questa riforma della legge di stabilità presentata da Renzi con le sue famose slide è stata presentata come la prima riforma di stabilità che addirittura toglieva le tasse dai cittadini, cioè Alfano stesso anche ha commentato dicendo che questo era il primo governo che toglieva le tasse, cioè abbassava le tasse, quindi Renzi ha detto che ci saranno 18 miliardi di euro in meno di tasse, però facendo un po' di conti, faccio esempio, prima che mi viene la tassa sulla casa, facendo un po' di conti, la tassa sulla casa di Monti del 2012 rispetto alla tassa della casa di Renzi di quest'anno, 2014, costerà a tutti gli italiani tre volte tanto, quindi un po' di conti non tornano. Saverio, a riguardo cosa volevi dire?
Beh, intanto diciamo che più che patto di stabilità è un patto del governo. Noi sappiamo che abbiamo un PIL che si va sempre Molto meglio, è diminuendo il meno 0,3. come percentuali. La crescita, il governo ha sempre detto che la crescita sta girando intorno allo 0,05%, ma è irrisorio perché se non parliamo dell'1 o 2, è inutile parlarne. E la pressione fiscale sta in aumento, abbiamo un debito pubblico di 2.154 mila miliardi, 2.100 passa 190, miliardi, sì. 96 miliardi, qualcosa del genere, adesso non è che stiamo a guardare gli spiccioli. Quindi il patto di stabilità che stanno facendo loro è un patto che li interessa loro per far quadrare questi conti che non quadreranno mai. L'unica cosa di buono che veramente me ne congratulo con il governo Renzi e Alfano, l'unica cosa che hanno fatto di buono è riuscire a togliere quel peso di denaro economico nelle tasche dei cittadini italiani. E questi Quello che sono è stati rimasto. proprio bravissimi. Basta guardare un attimo le pensioni dove sono arrivati. Qua c'è gente che va avanti con 400-500 euro al mese. E diciamo che nelle piccole realtà montane come le nostre, che sono all'interno del Gargano o comunque nel sud Italia, diciamo che comunque con qualche sforzo si riesce ad andare avanti. Ma io provo a immaginare quella gente che vive a Milano, Torino, Trieste con 400-500 euro, non so come facciano ad arrivare a fine mese, ma sicuramente non ci arrivano. Detto questo, poi c'è invece la loro unico problema, è quello di salvaguardare, cioè prendere dal patto di stabilità, incamerare quanti più soldi possibile, che anziché rimetterli in commercio, quindi sul territorio italiano, comunque offrire ai cittadini italiani un qualcosa di utile, tipo non so, ecco, rimettere i 50 euro in più in tasca alle pensioni o agli stipendi agli operai, pensano bene di diminuire il finanziamento ai disabili, perché dovresti sapere che hanno tolto quasi più di 100 milioni ai disabili, e aumentano questa pressione fiscale per dare cosa? Finanziare cosa? Per finanziare Mare Nostrum, che adesso non si chiama più Mare Mare Nostrum, Nostrum, sì. che non si chiama più. E quindi voglio dire, non so a che gioco giochiamo, so soltanto che in giro la tematica è pesante, la gente non ne può più, e se si va avanti di questo passo, io ho paura, ahimè, che qualcosa possa succedere di non proprio bello. Non vorrei mettere l'Italia ai tempi della Grecia, quando c'era la Grecia in mezzo, quando aveva quei grossi problemi. Non abbiamo, diciamo, non siamo un popolo che arriva a tale, perché non siamo un popolo di rivoluzionari, cioè veramente non siamo proprio capaci a fare questo tipo di rivoluzione. Siamo troppo Però adesso lo passivi. stress, la pressione, insomma, vedi i casi di Roma, dove si sta portando, insomma, anche perché se vediamo un attimo quello che sta succedendo con l'immigrazione, con i finanziamenti che sta dando Alfano, gli alberghi e gli extracomunitari, gli italiani che dormono nelle macchine, insomma, c'è qualcosa che non quadra, non gira bene. Quindi credo che questo patto di stabilità è un patto che possa non reggere molto, anche perché poi ci sono nel patto di stabilità le famose clausole Di di salvaguardia, salvaguardia ecco. Spieghiamo cosa che sono, cioè spiegalo tu, siccome l'hai anticipato tu. Allora, in ogni legge di stabilità, ogni governo che fa la legge di stabilità indica delle voci di costo di entrata, di uscita, di entrata e di uscita, però se per esempio si dice che bisogna trovare, per esempio, 36 miliardi, 34-36 miliardi, questi 34-36 miliardi non si riescono a reperire entro la fine dell'anno, scattano delle clausole di salvaguardia. Spiegalo tu, Saverio, cosa sono queste clausole di salvaguardia? È l'inganno che hanno E pensato attualmente bene. mancano 20 miliardi, ancora non si sa dove prendere 20 miliardi. Ma non mancheranno mica solo i 20 miliardi, vedrai che ne mancheranno ancora molto di più. Loro partono da un obiettivo di 36 miliardi, ma io sono convinto che ce ne vogliano anche 42, 43.
le clausole sono quelle fondi, quelle fondi di riferimento soldi su alcune voci. Le voci dove si può gestire di più, dove è più facile reperire i soldi senza creare grossi danni in termini di combustolamento del sistema, sono le famose alcise. Sulla benzina, quindi le, prodotto aumento. Aumento del gasolio e di tutto il sistema, il monopolio, i tabacchi. E in particolar modo la famosa batosta sull'IVA, che sull'IVA, che dovrebbe aumentare di 3,5 punti, quindi passare dal 22 al 25. Adesso spieghiamo un attimo bene, perché c'è gente che purtroppo, gente che non mastica bene un po' il sistema fiscale, quindi è difficile capire che cosa è quest'IVA, che cos'è, perché 3 punti, perché pare che 3 punti non siano niente. Sì. Tutto questo contorno dell'IVA viene alla ritorsione sui beni principali di tutti i prodotti di consumo, che comunque hanno un abbattimento del 22%. Allora, e quindi, allora l'IVA è diciamo, un'imposta su ogni bene, valore aggiunto, dove sì, diciamo così, se Saverio vende un panino a un euro, questo panino lo deve, su questo euro che Saverio vende, non è che tutto il ricavato di questo panino va a Saverio, una parte va in tasse, una parte in tasca lui e una parte va a quest'IVA. L'IVA è strutturata in tre diciamo faldoni. La prima, sarebbero 4. Allora, no, il primo è quella sui beni primari, che è dal 4%, la seconda nel settore turistico, nel settore ristorativo, faccio un esempio, che era dal 10%, oggi è all'11%, e il terzo scaglione è al 22%, cioè su tutti gli altri beni. Adesso tu dici, poi ci sono i beni di lusso. I beni di lusso, che si aggirano al 36%, se non vado errato. Il problema è che aumentare l'IVA al 22%, che tocca quasi il 35-40% dei beni, quindi sarebbe praticamente l'acqua. Facciamo il fast... pratico, ecco, l'acqua, l'acqua attualmente costa diciamo un euro. Ecco, con l'aumento del 3%, del 3,5%, si potrebbe arrivare a 1,03 euro, o 3,5 centesimi. Ma realmente non è così, perché quando scatta l'aumento, alle spalle ci sono tutta una serie di persone che ne approfittano di questo aumento, incominciando dall'autotrasportatore, dal produttore, autotrasportatore e dall'operatore commerciale che vende. Quindi questo 3,5% alla fine diventa 7, 8, 10%, calcolando che alla fine chi paga è sempre il consumatore finale. Quando parlo di consumatore finale, parlo di qualunque esso sia titolare di reddito, cioè colpisce sia quello da 30.000 euro che quello da 400 euro della pensione. È ovvio che chi percepisce uno stipendio di 2, 3, 4 mila euro se ne accorge, però non gli pesa, ma chi percepisce 400 euro avrà quel potere d'acquisto che gli diminuisce ancora di più, e quindi l'aggravarsi della sua situazione economica finanziaria all'interno delle proprie tasche. E quindi questo ha pensato bene il patto di stabilità, quindi il governo Re. Ma che cosa succede realmente al di là della... Si ha un aumento della presenza di povertà sul territorio. Quindi la maggior presenza di povertà porterà, con il concatenarsi di questa situazione, a situazione di malaffare, di delinquenza, situazioni di sopravvivenza, che per sopravvivere bisogna fare una serie di cose, e quindi anche il tasso delinquenziale aumenterà di conseguenza. Quindi queste clausole sono un po' particolari, senza parlare poi delle alcise. Le alcise poi toccano un po' tutti, perché tanto comunque vada, noi usiamo la macchina e quindi vanno sui gasoli. Sull'aumento della benzina, dei gasoli, e ogni alcisa, automaticamente poi scatteranno anche i prezzi dei carburanti di consumo, perché se una persona deve portare magari all'azienda di Saverio, che è appunto Paninottiere da San Giovanni, se io vengo da Manfredonia e mi aumenta la benzina, è logico che devo anche aumentare i prezzi dei prodotti che io vado a vendere a Saverio, e Saverio è logico che poi per guadagnare deve aumentare i prezzi che deve poi sottoporre alla sua clientela. Quindi è tutto un circolo vizioso, è un aumento della benzina riflette sull'aumento poi di tutti. Ma diciamo che intanto con le alcise è un problema un po' più ampio,
perché le alcise che toccano principalmente, insomma, il gasolio, che è la cosa che ci vede più da vicino, è il trasporto. Il trasporto, le fabbriche, l'energia elettrica, quindi è tutto un sistema che comunque va per aumentare. È una catena, quindi è tutto un sistema che purtroppo ci porterà comunque a delle conseguenze catastrofiche sul territorio nazionale. Quindi avendo anche queste clausole, noi ci ritroveremo a gennaio che non riusciremo nemmeno a far fronte a quelli che sarebbero i servizi per la gente, per il turismo, perché comunque noi abbiamo un territorio particolare, l'Italia, che è uno dei territori dove ha all'interno suo più servizi per quanto riguarda antichità, servizio turistico, musei, letteratura, cioè tutto quello che altri stati a noi ci invidiano. Però se abbiamo questa pressione fiscale, quindi automaticamente aumentano i prezzi. Aumentano i prezzi e quindi, abbiamo questa richiesta, la richiesta e domanda non è più forte come una volta. E quindi, ma non solo, avremo anche minori investitori sul nostro territorio, avremo maggior disoccupazione, quindi tutta una serie di cose che io non credo che si riuscirà ad arrivare alla fine del mandato di questo governo. Anche perché ha pensato bene Renzi di riuscire a fare tutto questo raggiro per il semplice motivo che vuole ottenere, come Ponzio Pilato praticamente, se ne vuole lavare le mani. Cioè ha fatto tutto, se ne lava le mani e poi se la vede il partito dopo se riuscirà ad raggiungere... Perché loro parlano del 40% alle europee, con il 35-40% di gente che non è andata a votare. Quindi tutti questi sondaggi che si fanno dicendo sempre che il PD... Ne vedremo dopo il nostro talk, dopo le tecnologie di Nazario Historic Music con Emanuele Cocomazzi, vedremo appunto i sondaggi, gli ultimi sondaggi di PR Marketing. Allora lì vedremo le intenzioni di voto degli italiani, la fiducia nei leader. Prego, scusami. No, le intenzioni di voto non bisogna mai prendere in considerazione quel 40% che sono stati presi, ma non solo a PD, anche gli altri partiti, perché sono votazioni europee che non hanno peso sul nostro territorio. Sono voti europei dove c'è stato un forte astensionismo intanto, perché bisogna calcolare che quell'astensionismo chi voterebbe veramente oggi. Quindi oggi quel 40% che fanno le agenzie di sondaggi, dal mio punto di vista non sono veri. Cioè io posso credere quei sondaggi verso i cosiddetti partiti piccoli, non so, Fratelli d'Italia, la Lega Nord, che so che sta salendo giorno per giorno, perché sicuramente sarà la grande sorpresa, sia nelle regionali che stanno per arrivare, e questo lo darà dimostrazione sicuramente in Emilia Romagna, perché ci sta un candidato della Lega, e sia per quanto riguarda le votazioni nazionali. Dai sondaggi attuali. Vabbè, sai, l'Emilia Romagna è una terra rossa, quindi sì. Nel caso in cui la Lega Nord insieme a tutto il centro-destra riuscisse a vincere, sarebbe una doppia vittoria. Va bene, allora facciamo così, è una terra rossa e vince il PD, con quali percentuali? Il problema è tutto là, cioè poter vincere e non avere un numero congruo di voti che gli possa dare, o un numero congruo di seggi che gli possono dare sicuramente la fiducia, dove si arriva? Quindi capisci che vincere per pochi voti non serve a nulla. Sì, ho vinto, d'accordo, però qual è il futuro? Questo è il problema che si potrebbe avere in Emilia Romagna. Quindi, siccome il tempo stringe, abbiamo altri 5 minuti, volevo portare nuovamente il nostro discorso, il nostro talk sul tema tasse, tasse, tasse. Tu sei un imprenditore e questo è il motivo per cui ho voluto fortemente che tu ritornassi qui ospite da me a Start Week, perché l'altra volta sì, abbiamo parlato di tasse e quant'altro e anche di altre cose, però questa volta appunto ho deciso di rinvitarti proprio per parlare specificamente di questo problema delle tasse, siccome tu sei un commerciante, quindi chi meglio di te non può dirci come se la passa
una persona che come te è commerciante, è imprenditore, quindi è in guerra, si dice, è in guerra moderna, ecco, perché oggi essere imprenditore, essere titolare di partita IVA con la crisi che c'è, con le tasse che ci sono, è proprio come se si fosse non in guerra, ma quasi. Allora, c'è la cosiddetta concorrenza sleale tra i vari commercianti, magari tu hai una paninoteca, io ne ho un'altra, vendiamo a prezzi diversi, magari chi più ha, chi più alti, chi più bassi. Quali sono i problemi appunto di queste concorrenze sleali? Poi magari le concorrenze sleali anche dal punto di vista di chi ha l'attività, paga l'affitto, paga l'erario, paga tutto, e chi invece fa il venditore ambulante che non paga niente. Quindi affrontiamo il capitolo della concorrenza sleale, che è sempre un argomento molto interessante, detto da un commerciante. Allora, intanto diciamo subito a priori che chiunque apra un'attività commerciale ha un socio. Un socio occulto che è nascosto, che si chiama Stato, che poi sarebbe il titolare delle percentuali più alte delle azioni all'interno di questa attività. Sì, sembra, ma lo è purtroppo un dato di fatto. Lo Stato assorbe tra il 55 e il 62% di tasse. Un esempio te lo do subito, imminente: il 16 novembre ci sono i pagamenti della dichiarazione dei redditi e dell'IVA, dei contributi e dell'IVA. Contributi individuali, tu prova a immaginare un'azienda che ha gli operai all'interno, che cosa deve pagare? Perché calcola che i contributi sono il doppio dello stipendio che si dà a una persona, un operaio. Quindi se io pago un operaio 1.000 euro, 1.000 euro sono di contributi, più o meno stiamo da vicini. Quindi tutto quello che si dice per televisione, sistema contratto indeterminato o determinato, full time, full time, tutte queste cose qua mettiamole da parte, perché comunque la pressione è talmente alta che diventa difficile riuscire ad avere un'attività commerciale. Una volta si diceva che in dialetto si diceva: Chi di negozio campa, di lavoro muore, insomma qualcosa del genere. Oggi non è vero più niente, perché oggi si sopravvive. Per quanto riguarda la concorrenza, quella è competizione che si fanno tra attività commerciali, che spesso ci porta a fare, a darci la zappa sui piedi da soli, spesso e volentieri, e quindi non porta i suoi frutti a nessuno. Però a volte si fa perché, ecco, il periodo delle tasse di novembre, si cerca di portare in casa quanto più incasso è possibile, anche rimettendoci i soldi, purché si arriva a quell'obiettivo, per non pagare semmai qualche piccola sanzione dopo, o addirittura non pagarle proprio quei contributi e quindi ritrovarceli poi nel tempo dietro, accavallando. Ma la vera concorrenza è sleale, come l'hai sottolineata tu, è proprio quella che proviene da fuori. Io vedo fruttivendoli che vendono di tutto con occupazione di suolo pubblico, abusivo, presenti in zone interdette, abusive, gente, vigili, che anche il numero dei vigili comunque basso, che comunque non fanno nulla, ma non perché non vogliono fare nulla, ma perché il lavoro che hanno è talmente ampio, talmente tanto nei territori comunali, che spesso e volentieri sì, queste operazioni di controllo li fanno, però diciamo una volta ogni 15 giorni, perché non sanno da dove muoversi prima. Purtroppo noi, anche se ci lamentiamo, cioè noi ci lamentiamo per questo, c'è il costruttore che semmai si lamenta per le costruzioni abusive, quindi ognuno di noi ha la propria croce. E allora diventa proprio il sistema un po' particolare. Quindi, ritornando a quello che dicevamo all'inizio della puntata, avere una pressione fiscale molto, ma molto più bassa, ma equa per tutti, porterebbe sì la flat tax, che tax, che cioè, sta dicendo Salvini da tempo, cioè portare tutte le posizioni fiscali a un'unica percentuale, se pensate a quella del 15%. Sì, pagare poco, pagare tutti, pagare che è la poco, cosa poco. Tutti, perché al momento che
Intanto già abbiamo questa possibilità di aprire l'attività in mezz'ora di tempo, quindi prima c'erano da fare dei corsi, delle richieste, la DIA, la SCIA, non si capisce niente. Oggi fai una semplice comunicazione e dopo 10 minuti ho aperto l'attività commerciale, si attendono i famosi 60 giorni o 30 giorni, il tempo che si arriva il controllo per vedere un attimo se tutti i requisiti a requisiti secondo quello che è stato fatto come autocertificazione dell'apertura. Però se a quello noi ci andiamo a eliminare il registratore di fiscale, cioè se tu a me stato mi dici, guarda, mi devi per la patinateca per 5 metri quadri, presumo che tu incassi 20.000 euro l'anno, mi devi dare 1.000 euro al mese e finisce la storia, insomma, come fanno in altri stati molto ma molto più importanti e molto più all'avanguardia di noi. Sarebbe la cosa migliore per tutto, ma non solo per le attività a posto fisso, ma anche per gli ambulanti stessi. Quindi poi tu se sei abusivo o non sei abusivo, non ne frega niente. Quindi, però si potrebbero fare tante altre cose. In conclusione al nostro talk, voglio farti un'ultima domanda, conclusiva. Di tutte queste problematiche che abbiamo parlato a livello nazionale, che poi a livello locale è lo stesso, quindi questo aumento delle tasse che non permette ai commercianti stessi e a tutte le altre persone di poter far girare nel mercato la moneta e quant'altro, dei servizi che non ci sono purtroppo, sia per mancanza di soldi, sia per mancanze di personale e quant'altro. Se tu fossi un amministratore locale, dove agiresti? Facciamo finta che sei San Giovanni Rotondo, facciamo finta che sei una persona dell'amministrazione San Giovanni Rotondo, un assessore, un sindaco, un consigliere di maggioranza, quindi una persona che conta, che manda avanti la propria cittadina. Cosa faresti? Dove agiresti? Su quale voci di spesa agiresti? In poche parole, cosa farebbe Saverio Sorini se fosse un amministratore locale? Sai che questa è una domanda che mi hanno fatto anche in tanti giù a San Giovanni, alcuni amici, dice: ma se tu fossi un assessore? Beh, la prima cosa che farei io personalmente, parlo di io, quindi intanto farei la fuori di ogni partito, cioè tu sì, parli sì, io di divento quello che tu personalmente hai avresti in mente. Allora, io divento assessore, intanto divento assessore a titolo gratuito, non devo pesare nelle tasche dei cittadini, quindi gratuito, perché al momento che io decido di fare l'assessore, lo faccio per altruismo, quindi voglio dare il mio contributo alla città e non vedo perché la città dovrebbe pagarmi, visto che mi sono io candidato, cioè non è venuto nessuno a impormi, quindi è una mia scelta e quindi intanto lo farei gratuito, senza ombra di dubbio. Quindi un abbassamento di costo, tu puoi immaginare 5 assessori a una media di 1.000 euro a testa. No, magari un po' di meno. Dipende dai posti di lavoro, è comunque diciamo una media di 1.000 euro al mese, 5 assessori sono 5.000 euro. Per un anno sono 60.000 euro, senza calcolare tutte le commissioni e cavolate varie. Quindi diciamo che abbiamo 70-80.000 euro a disposizione per il comune extra. Quindi quello. Poi applicherei la liberalizzazione sul territorio. Spieghiamo la liberalizzazione, che cosa cioè dare più facilità all'operatore commerciale, perché nelle nostre piccole realtà l'agricoltura e il commercio sono quelli che portano avanti i nostri comuni, non abbiamo fabbriche, grosse fabbriche che possono portare grossi introiti nelle casse comunali, quindi le piccole realtà che si chiamano il negozio di abbigliamento, il bar, la gelateria, insomma quello che vuoi. E la prima cosa è dare la possibilità di liberalizzare, tipo quando si incomincia la stagione estiva, uno si prepara ad aprile-maggio, ok? Allora io direi agli operatori commerciali tutti: volete fare l'occupazione del suolo pubblico? Voi entro marzo, alla fine di marzo, mi dovete portare le richieste per i vostri metri quadri, perché dovete dare anche tempo, nell'arco dei 30 giorni, non di più, all'organo di controllo, in questo caso i vigili urbani, per dare le misure e i pareri favorevoli o sfavorevoli, laddove ci possono essere i pareri sfavorevoli. Un'ultima idea, perché poi abbiamo... Sì, e dopodiché un controllo più appropriato sul territorio contro l'abusivismo e combattere quello che potrebbe essere le entrate da parte di altri territori. Eh sì, no. Beh, il sommerso, vabbè,
Il sommerso non è facile, il sommerso è che, ti ripeto, se io devo pagare oggi un dipendente che mi costa 1000 euro e devo pagare 1000 euro di contributi, non lo assumo perché mi costa troppo. Però va tranquillo che la persona che deve mettere il piatto a tavola e c'ha famiglia, gli dico guarda, voglio venire a lavorare, ti devo dare 30 euro, 40 euro al giorno. E nero, quello ci viene, poi vediamo se, viene se riesce un ispettore di lavoro a dirmi a quella persona tu non devi andare a lavorare, capisci? Quindi oggi purtroppo si fa questa guerra perché il dipendente pubblico non riesce a capire, a percepire realmente la gravità che noi stiamo attraversando, perché o piove o neve il dipendente pubblico comunque percepisce lo stipendio. Noi operatori commerciali con i nostri collaboratori veramente dobbiamo fare i salti mortali per cercare di far quadrare gli sconcomi. Spesso e volentieri i nostri collaboratori, pur di aiutare l'azienda, che la sentono loro, quindi non è nemmeno nostro, proprio meno male che ci sono queste, fanno 1, 2, 3, 4 ore in più senza chiedere nulla, 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 nulla di straordinario. Però noi cerchiamo di comunque di contraccambiare la cortesia, insomma. Di aggiungere qualcosa. Bene, grazie Saverio per essere stato ospite di Start Week. Ovviamente quando vuoi, adesso in un futuro magari più lontano, magari verso gennaio, se tu vorrai, potresti rivenire qui, parlare delle stesse problematiche, di altre problematiche, oppure possiamo andare a TV Gargano. Ci stavo facendo l'abitudine. Quindi diciamo, scherzando, prima dietro le quinte, dicevo, siccome cambio conduttore, prima c'era Martino, adesso c'è il Nazario Lariccia che sta pian piano prendendo la mano e abbastanza, diciamo così, sciolto nel settore. A gennaio, siccome inizia l'anno nuovo e ci potrebbe essere anche un'ideuzza, ecco, diciamo così, di avere un altro conduttore o conduttrice, magari prima che c'è quest'altro cambio di conduzione avremo un Saverio Serini per una puntata eccezionale con il conduttore a Start Week, no? Bisogna vedere che cosa ci trasportiamo dell'anno vecchio. Speriamo che il fardello è abbastanza pesante, quindi avremo sicuramente delle grosse novità nell'anno vecchio che dovremmo dire nell'anno nuovo, cioè nel prossimo. Io dico soltanto che comunque chi ci sta ascoltando di riflettere quando si andrà a votare, di lasciar perdere tutte le pressioni che possono venire da parenti, amici e compagni e riflettere bene il momento del voto e sapere realmente chi potrebbe fare realmente la differenza sul nostro territorio, sia locale che a livello nazionale. Bene, grazie davvero, ti ringrazio. Grazie a te. Avanti, appunto, diamo la linea a Nazario Lariccia con la seconda parte, si inizia dalle tecnologie. Dopo le tecnologie vi aspetto con Storic Music, sempre Nazario Lariccia insieme a Emanuele Cocomazzi, poi vi aspetto con i sondaggi che dicevamo prima e poi terza parte finale, la rubrica Il Punto su questo batto del Nazareno che tiene però a metà. Nazario. Bene, benvenuti allo spazio dedicato alla tecnologia, creati fantasmi e presenze in laboratorio, un trucco sensoriale che manda in tilt il cervello. Non si tratta di ectoplasmi, ma di un esperimento che ha ricreato, in persone sane, la sensazione di una presenza. A farlo è stato un gruppo di ricercatori del Politecnico di Losanna, coordinato da Olaf Blank, i cui risultati sono stati pubblicati su Current Biology, che ha scoperto il trucco per ricreare questa sensazione usando uno speciale robot. Sentire la presenza di fantasmi è una sensazione che può capitare a chiunque. Non si tratta però di veri fantasmi, ma secondo gli scienziati semplicemente di una particolare illusione sensoriale. Un'ipotesi difficile da dimostrare, ma che i ricercatori svizzeri sono riusciti a tradurre in realtà. Lo studio nasce dalla ricerca dei meccanismi neurologici di 12 individui affetti da disturbi epilettici con allucinazioni e percezioni di fantasmi. Secondo lo studio, il fenomeno sarebbe dovuto a un ritardo nelle comunicazioni sensoriali e motorie che mandano temporaneamente in tilt la rappresentazione del nostro corpo nello spazio, insinuando al cervello il dubbio della possibile presenza di un'altra persona.
Ad essere coinvolte sono tre aree del cervello che elaborano le informazioni che arrivano dai vari sensi e creano così la percezione del proprio corpo. Partendo da questa scoperta, i ricercatori hanno ideato un metodo per riprodurre questa dissonanza. I partecipanti sani dell'esperimento sono stati bendati ed è stato chiesto loro di compiere alcuni movimenti con le mani. Alle loro spalle un braccio robotico ripeteva movimenti in tempo reale, toccando la schiena dei partecipanti. Ripetendo l'esperimento, inserendo un ritardo tra il movimento delle mani e quello del robot, creando quindi una distorsione percettiva sia temporale che spaziale, i soggetti hanno avuto delle distorsioni percettive. Percezione di presenze e fantasmi. Per alcuni, ha spiegato Giulio Rognini, uno dei responsabili dello studio, la sensazione è stata talmente forte che hanno chiesto di concludere l'esperimento. I risultati confermerebbero quindi che questo tipo di problema cognitivo sarebbe dovuto ad un'alterazione a livello cerebrale della percezione del proprio corpo e potrebbe così aiutare allo sviluppo di nuove terapie per curare alcuni disturbi come l'epilessia. Benvenuti alla parte dedicata ai sondaggi di Start Week e anche questa settimana vi tengo informati e aggiornati sui sondaggi che vengono effettuati su scala nazionale che riguardano il gradimento dei partiti, dei leader e dei fatti che stanno accadendo in queste ore nel nostro paese. Il sondaggio che prendiamo in riferimento quest'oggi è il sondaggio realizzato da IPR Marketing del 10 novembre. Allora, il primo cartello lo vediamo, sono le intenzioni di voto. Il primo partito resta il Partito Democratico con il 40,5%, vedete rispetto al 23 settembre il Partito Democratico cresce di un punto percentuale. Il Movimento 5 Stelle passa dal 20% al 17,5% di oggi, quindi il Movimento 5 Stelle ha una forte perdita di 2,5 punti percentuali. Terzo partito, Forza Italia, che dal 15% passa al 14%, perdendo un punto percentuale. Quarto partito, si solidifica la Lega Nord, dall'8% passa al 9,5%, guadagnando un punto percentuale. Quinto partito, è stabile, il Nuovo Centrodestra e UDC, entrambi sono al 4%, cioè l'unione di questi due partiti di centro fanno il 4%. Sesto partito abbiamo Sinistra Ecologia e Libertà che dal 3% sale al 3,5%. Settimo partito abbiamo Fratelli d'Italia che resta invariato il 2% del 23 settembre e è ancora oggi al 2%. Tutti gli altri partiti fanno la somma dell'8,5%. A settembre oggi vanno al 9%. Gli indecisi sono ben il 28%, salgono di un punto percentuale indecisi, cioè quegli italiani che non sanno ancora chi di questi partiti votare. Gli astenuti, invece, coloro che invece non hanno nessuna intenzione di andare a votare, sono il 25%. Se si sommano gli indecisi e gli astenuti, abbiamo il 53% degli italiani che non esprime nessun parere su nessun partito. Andiamo avanti, il secondo cartello riguarda la fiducia in Renzi e nel suo governo. La fiducia in Renzi, il 6 ottobre, vedete, era al 48%, oggi sale di 2 punti ed è al 50%. La fiducia del governo Renzi, il 6 ottobre, era al 35%, oggi invece scende di 2 punti e va al 33%. Altro cartello, la fiducia nei leader di partito. Resta primo leader in assoluto Renzi con il 50% dei consensi. Scavalca Berlusconi, al secondo posto Salvini, sale al 22% Berlusconi, terzo posto abbiamo Salvini al 20%, quarto posto Alfano al 18%, quinto posto Grillo al 15%, sesto posto Vendola al 13% e settimo posto la Meloni con il 10%. Andiamo avanti, l'altro sondaggio, elettori del PD, meglio fare le riforme con Berlusconi o con Grillo? Cioè questa domanda, se fare le riforme con Berlusconi e Grillo, è stata rivolta agli elettori del PD.
Allora, hanno risposto gli elettori democratici meglio con Grillo il 60%, meglio con Berlusconi il 38%, senza opinione 8%. Quindi da questo sondaggio si evince che la maggioranza degli elettori del PD vogliono fare le riforme con Grillo e non con Berlusconi. Andiamo avanti, un altro sondaggio, questa è una domanda invece rivolta agli elettori del Movimento 5 Stelle. Accordo con PD per fare le riforme e condividere la scelta del nuovo Presidente della Repubblica. Allora, fare riforme con il PD, dicono gli elettori del 5 Stelle, il 58% sono favorevoli, mentre condividere con il PD la scelta del futuro Presidente della Repubblica sono favorevoli il 57%. Quindi, come vedete, gli elettori del Movimento 5 Stelle sono favorevoli a che i loro parlamentari collaborino con il governo attraverso le riforme costituzionali e anche attraverso l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, mentre sappiamo benissimo che l'andamento del Movimento 5 Stelle e del suo leader è quello di non fare accordi con nessuno, di nessuna natura. Vediamo il sesto sondaggio, invece questa è stata rivolta agli elettori di Forza Italia, dice Berlusconi ed il patto del Nazareno. Allora, Berlusconi deve rompere il patto del Nazareno e fare opposizione a Renzi, lo ritiene il 48% degli elettori di Forza Italia, cioè la maggior parte degli elettori di Forza Italia ritiene che Berlusconi deve rompere con Renzi e fare opposizione dura. Poi c'è il 35% che sostiene che Berlusconi deve continuare con il patto del Nazareno per trovare un accordo anche per l'elezione del Presidente della Repubblica. Infine c'è il 17% senza opinione. Ultimo sondaggio riguarda gli elettori del centrodestra. Domanda: Salvini possibile leader? Contrario a Salvini leader è la maggioranza degli elettori di centrodestra con il 58% di contrari. Sono favorevoli invece a un Salvini leader del centrodestra soltanto il 35%. Poi ci sono 7% senza opinione. Bene, questi erano i sondaggi di IPR Marketing, adesso andiamo avanti, terza parte, il punto, vi parlo questa sera appunto del patto del Nazareno che, così come era qualche mese fa a marzo approvato alla Camera, oggi in questi giorni è stato stravolto e c'è un nuovo patto del Nazareno dove si sa una sola cosa, che tiene il patto, tiene l'accordo tra Berlusconi e Renzi per fare la riforma elettorale, le riforme costituzionali e la riforma del titolo quinto che regola i rapporti tra Stato e Regioni, però non si è ancora decisi, c'è ancora un po' di indecisione sulle soglie di sbarramento per poter entrare in Parlamento, Renzi le vuole al 3%, Berlusconi al 5%, e sul premio di maggioranza, Renzi lo vuole al primo partito, Berlusconi alla coalizione, quindi c'è un patto del Nazareno che tiene, ma come ho intitolato il punto, a metà. Vediamo il punto. Il patto del Nazareno tiene, ma a metà. Il famoso patto del Nazareno, nato appunto nella sede del Partito Democratico fra Renzi e Berlusconi, che riguarda la legge elettorale, le riforme costituzionali e la riforma del titolo quinto della Costituzione, che regola le competenze dello Stato e delle Regioni, sta scricchiolando. Nelle ultime ore, questo patto, stretto fra il leader del governo e uno dei principali leader dell'opposizione, stava vacillando, forse per colpa della fretta del Premier Renzi nell'approvare in seconda lettura al Senato la riforma elettorale, l'Italicum. Questa fretta di approvare l'Italicum entro fine anno è data dal fatto che il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, sta per dimettersi, vuoi per motivi di salute, vuoi per motivi di età, vuoi per la stanchezza. Renzi, che ha già detto pubblicamente che vorrebbe Napolitano ancora Presidente della Repubblica almeno fino al 1 maggio del 2015, cioè dopo aver inaugurato l'Expo di Milano. La fretta che Renzi ha tutto d'un fiato ad approvare la legge elettorale sta a significare che Napolitano potrebbe dimettersi dopo l'Expo, ma a patto che si mandi in porto la legge elettorale. Questa è l'unica spiegazione, visto che Renzi, se avesse voluto la riforma elettorale approvata, poteva benissimo farla approvare al Senato molti mesi fa, visto
che la Camera approvò la legge a marzo e bastavano 15 giorni per farla approvare in Senato, soprattutto grazie al fatto che Renzi ha dalla sua il Presidente del Senato e il Presidente della Commissione Affari Costituzionali, entrambi membri del PD. Lunedì Renzi ha incontrato i partitini che compongono la sua maggioranza, da Alfano a Casini. Ed è venuto fuori, si può dire, un nuovo Italicum, Italicum 2.0, come lo ha definito ieri. Cioè, diverso da quello approvato alla Camera, che prevede soglie di sbarramento al 4,5%, mentre con il nuovo accordo di maggioranza la soglia per far entrare i partiti in Parlamento è scesa al 3%, questo per salvare Alfano. Poi la soglia per avere il premio di maggioranza al 40% è passata dal premio alla coalizione al premio al partito che prende più voti. In poche parole, Renzi, senza sentire l'altra parte, Forza Italia, ha cambiato le carte in gioco. Forza Italia è insorta dicendo di non volere stracciare il patto del Nazareno, ma non di voler subire diktat dal Premier e soprattutto che le regole si decidono insieme e si cambiano insieme. Dopo l'ufficio di presidenza di Forza Italia martedì sera, che ha dato pieno mandato a Berlusconi per poter trattare con Renzi, con la pace fatta fra lui e Fitto, si è arrivati all'incontro di mercoledì fra Renzi e Berlusconi. I due leader si sono visti a Palazzo Chigi per un'ora e mezza e la sintesi di quello che si è detto è la seguente. Il patto del Nazareno tiene, ma non si è trovati l'accordo sulle soglie di sbarramento. Al 3%, Berlusconi vorrebbe alzare al 5% per far entrare i partiti nel Parlamento. E il suo premio ai vincitori. Renzi vorrebbe il premio di maggioranza al primo partito e Berlusconi lo vorrebbe alla coalizione. Gianni Morandi. Gianni Morandi, all'anagrafe Gianluigi Morandi, Monghidoro, l'11 dicembre 1944, la sua nascita. È un cantante, attore e conduttore televisivo italiano. Occasionalmente è stato anche cantautore e compositore per altri artisti. È considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con 50 milioni di copie dei suoi album e singoli venduti in tutto il mondo. Ed è uno tra gli artisti italiani che ha venduto il maggior numero di dischi. Gianni Morandi nasce l'11 dicembre 1944 in un paese dell'Appennino tosco-emiliano, in una famiglia di modeste condizioni economiche. Il padre, Renato, era un ciabattino, mentre la mamma, Clara, era una casalinga. Da giovanissimo, di sera vende bibite e qualche volta canta nel cinema della sua città e di giorno aiuta il padre in negozio. Morandi riguardo ha raccontato: nella bottega di mio padre al mattino, prima di cominciare a lavorare, lui mi costringeva a leggere ad alta voce alcune pagine del Capitale di Karl Marx e 5 metri del quotidiano L'Unità. Nel 1958 viene selezionato a un provino dalla maestra Alda Scaglioni di Bologna con il brano vincitore di Sanremo, Nel blu dipinto di blu, di Domenico Modugno. Nel frattempo prova senza successo a fare il pugile sul consiglio di un arbitro internazionale e, dopo una gavetta fatta non solo di feste dell'unità ma anche di ballet di provincia, concorsi per voci nuove e sagre paesane, spesso con il gruppo di accompagnamento i cadetti di Scaglioni, formato dai musicisti di Bellaria. Il 15 aprile 1962 vince il festival di Bellaria e il giorno dopo l'arbitro di pugilato lo porta a Roma, dove con Non esiste l'amore di Adriano Celentano, Non arrossire di Giorgio Caber, Il cane di stoffa di Pino Donaggio, viene ingaggiato dalla RCA italiana. Debutta nel mondo discografico nel 1962 con Andavo a 100 all'ora, brano di grande successo scritto da un emigrante in Belgio, Tony Doro e Franco Migliacci. Per l'occasione si firma con lo pseudonimo di Camuccia. È inciso nello giorno con l'orchestra di Ennio Morricone, insieme alla canzone Loredana, con l'uscita del disco avvenuto 3 giorni dopo. Pur non entrando in classifica, vi entrerà solo l'anno successivo, in occasione della sua prima apparizione televisiva nel programma Alta Pressione.
La canzone si fa ascoltare nel circuito dei jukebox, assieme alla successiva Go Kart Suite, che viene inserita nella colonna sonora della pellicola 18enni al sole. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne, sì. Cantava Help, Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop col Rolling Stone, stop coi Beatles, stop. M'han detto va nel Vietnam e spara ai Viet Cong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo e poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi, non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre era la stessa nota. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop. Nel petto un cuore di uno ma due medaglie o tre. Bene, anche questa puntata giunge al termine. Volevamo ringraziare come sempre gli ospiti di questa puntata, Saverio Siorini ed Emanuele Cocomazzi. E un ringraziamento speciale anche a voi che ci avete seguito. Vi lasciamo ai programmi della nostra emittente Teleradio Acri. Prossimo appuntamento venerdì prossimo 21 novembre alle ore 21 qui su Teleradio Acri al canale 112 del Digitale Terrestre. Arrivederci. Buonasera.